youtubers dopo mille Juventus che è stato bello, ma non come ci aspettavamo noi milanisti. Ho visto una prestazione della squadra un po' sulle gambe, diciamo. Non abbiamo fatto una grandissima partita perché la Juventus non ce l'ha permesso di farlo, abbiamo tirato poco in porta e è andata così, insomma. È stata una partita un po' ambigua, un po' sottotono, diciamo, da parte dei ragazzi, però mi è dispiaciuto molto perché ci tenevo, insomma, di riuscire a battere la Juve, soprattutto perché il Milan era in casa. Però dobbiamo ancora migliorare, perché questo l'ha detto anche Mister Inzaghi, e su questo sono molto d'accordo, come immagino sarete molto d'accordo quelli che tifano Milan come me. Però sono fiducioso per un futuro che magari non potrà farci vincere subito, però ci vorrà del tempo per migliorare, insomma. Comunque è stata una partita un po' tirata, un po'. Il Milan ha tentato di difendersi in tutte le maniere, non riuscivamo a ripartire perché la Juve non ce lo permetteva. Se avessimo fatto le ripartenze come si deve, però se l'arbitro dava rigore, poteva essere anche un pareggio, cosa che purtroppo non è stata. Vorrei anche dire che, insomma, questi arbitri con il Milan i rigori non li danno mai, però a volte bisognerebbe darli certi rigori. O che si mettano gli occhiali piuttosto di non darli. Cioè, è palese, era rigore palese, avete visto tutti, avranno visto milioni di persone, e capita sempre a noi milanisti. Va bene, su questo, per il resto, per quanto riguarda le altre squadre, mi ha fatto piacere anche la vittoria del Padova, che oggi per fortuna ha vinto. Anche su questo vorrei spendere due parole, perché anche la squadra di Carmine Parlato ha un po' il ritmo Juventus, diciamo che ha fatto tre partite, tutte e tre vittorie. Speriamo che anche da quel punto di vista lì possano tornare in una serie dove merita di più di stare, diciamo, i padovani. Per il resto, per quanto concerne il mio Milan, spererei che la prossima partita potremmo tornare a far bene e ritornare alla vittoria da subito. Spererei che con l'Empoli, insomma, possano andare diversamente le cose. Ma finché non ci danno certi rigori, non lo so. Per il resto, così volevo salutare tutti i miei amici che mi seguono. Augurare loro buon inizio settimana e sperare che sia una buona settimana veramente. Ciao a tutti, Samuele.